Idea simpatica per le grafiche di Pasqua. Prendiamo il nostro strumento ellisse e tracciamo un cerchio. A questo punto prendiamo lo strumento selezione diretta, ovvero la simpatica freccina bianca. Selezioniamo solamente il punto superiore. Dopodiché teniamo premuto Shift e premiamo tasto direzionale in alto quante volte vogliamo fino a ottenere l'uovo che ci piace di più. Non ci accontentiamo di questo però, perché appena creato il nostro uovo, andiamo a creare una forma e sfruttiamo questa opzione sotto meno sopra. Selezionando lì entrambi, così otteniamo esattamente mezzo uovo. A questo punto andiamo su effetto 3D e rivoluzione. Ricordiamoci di abilitare l'anteprima che è sempre off di default e vedete che così abbiamo ottenuto un bellissimo uovo 3D. Passaggi di fusione io di solito gliene do un centinaio circa per renderlo un pochino più passabile. E adesso gli diamo ok, questo è a posto così. Ora quello che facciamo parallelamente andiamo a creare un rettangolo in questo modo. Teniamo premuto Alt e ne creiamo un secondo attaccato. A questo punto torniamo sul primo, di nuovo teniamo premuto Alt e anche Shift, voilà. Lo portiamo giù in questo modo finché non interseca. A questo punto premiamo Command D un tot di volte, finché non abbiamo fatti un po'. Cancelliamo questo di mezzo che avevamo fatto per prendere la misura. Ora questi li andiamo a inserire all'interno del pannello simboli, se non ce l'abbiamo, simboli è qui. Andiamo a inserire questa roba. Nuovo simbolo, va bene. A questo punto questi li possiamo cancellare. Ora riselezioniamo il nostro uovo. E qui, nell'aspetto, andiamo a riaprire rivoluzione 3D. Ovviamente l'anteprima sparisce, ma noi gliela rimettiamo. A questo punto andiamo a dirgli applica grafica e sull'unica facciata, perché l'uovo non ha i lati, quindi ha una superficie unica, andiamo a selezionare il nostro nuovo simbolo in questo modo e io gli dico anche adatta perché sono pigro. Dopodiché gli dico anche geometria invisibile e sfuma grafica. A questo punto il nostro uovo è pressoché pronto. Tuttavia è ancora possibile, riaprendo Rivoluzione 3D, è ancora possibile andare su Applica grafica ed è possibile, per esempio, aumentare la dimensione dei giri di nastro, come lo vogliamo chiamare. Ed è anche possibile giocare con queste opzioni, quindi è possibile ruotare l'uovo nello spazio. Così è esattamente frontale, quindi si perde un po' il gioco. Ci sono tutte le varianti. Una volta che abbiamo ottenuto l'effetto che vogliamo, possiamo selezionarlo. Scegliere espandi aspetto e ok, il nostro uovo è fatto.